antichi amici di Nero e The Channel, siamo qua a Turbigo dopo questo 3-6 a favore della Castellanzese, con noi Luca Izzo e Massimo Martinelli. Luca, io direi di lasciare l'apertura a Massimo, sì, sì. One man show direi, una doppietta nel giro di un minuto. Ma al di là della doppietta è proprio la prestazione della squadra, siamo andati sotto due volte e due volte abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo prima agguantato entrambe le volte e poi fortunatamente siamo andati in vantaggio e da lì non abbiamo più mollato. Io personalmente sono contento della mia doppietta, ma il risultato è la finalizzazione di tutto il gioco creato dalla squadra. Io direi che con questa vittoria comunque la Castellanzese, almeno nelle ultime due partite, sta tenendo un ritmo d'attacco classifica, quello che poi è l'obiettivo. Sì, abbiamo fatto fortunatamente due vittorie, però dobbiamo stare umili, come si dice in gergo, volare basso, e continuare a lavorare come stiamo facendo, che i risultati arriveranno sicuramente. Passiamo a Luca, ovviamente, autore del sesto gol, dai e vai, insomma questa partita l'hanno segnato tutti, quindi sei riuscito anche tu, che già l'avevi sfregato nel primo tempo. Sì, per fortuna, da qualche giornata che lo cercavo, un po' per imprecisione, un po' per sfortuna, non sono riuscito a segnare. Oggi è andata bene, sono contento così. Ecco Luca, come vedi la corsa della Castellanzese, visto che nelle ultime due partite, come dicevamo, sta tenendo un ritmo d'alta classifica, che è quello che ci vuole per cercare di rientrare nelle prime posizioni. Sì, dobbiamo continuare così, come dice Marti, dobbiamo volare basso, lavorare bene in settimana e poi la domenica trasformare il lavoro del mister, magari stare più attenti in certe situazioni che a volte ci penalizzano un po' più del dovuto. Bene, chiudiamo qua da Turbigo e ringraziamo ovviamente sia Massimo che Luca. Ciao Massimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi.